Sì, sei d'accordo perché siamo passati dal divieto di feste private in casa alla raccomandazione appunto di usare mascherine anche in casa proprio perché il 75% dei contagi avviene all'interno delle famiglie. Va bene questo? Guardi, se fosse una raccomandazione andrebbe benissimo e credo che la maggior parte degli italiani l'adotterebbero, se non addirittura la stanno già adottando. Io conosco però degli amici che sono stati infettati dai figli e non erano sette in casa né potevano lasciare il figlio a dormire sul pianerottolo. Cioè, io credo che il problema di questo governo, il problema è che non è una raccomandazione, c'è un ministro che ha pensato di fare una legge per regolare quello che avviene dentro le case. Ora, l'articolo 14 della Costituzione dice che il domicilio è inviolabile, cioè nessuno, neanche l'autorità di polizia, se non in presenza di un pericolo imminente, può entrare nel nostro domicilio né a controllare né a curiosare, soltanto l'autorità giudiziaria può mandare qualcuno dentro un domicilio. Per cui hanno pensato a una misura assolutamente illiberale, addirittura anticostituzionale. E poi la sera del Consiglio dei Ministri hanno capito che è una pura follia. Allora il problema non è essere in 6, in 4, in 5, il problema è che dobbiamo capire come comportarci quando per necessità o per non necessità, per libertà, ci si trova in 4, in 5 o in 6. Il voler trasformare questo in legge è il problema che ha questo governo, che pensa a dei provvedimenti illiberali, dimenticando che siamo tra le prime sette democrazie occidentali del mondo e che possiamo fare di tutto, ma non possiamo trasformarci in uno stato di polizia. Andrea